Bene, è emerso forte e chiaro quanto effettivamente ci sia tantissima carne al fuoco, tante cose nuove e di conseguenza una delle sfide più importanti che proprio come Var Group, ma tutto l'ecosistema si trova ad affrontare oggi, è quello di avere le competenze corrette. Servono nuovi skill, nuove competenze, ragazzi giovani con una mente libera da quelle che sono i vari condizionamenti che l'IT tradizionale ci ha portato negli anni e non è facile trovarle. Noi ormai da 3 anni, in occasione della nostra convention, organizziamo un hackathon. Un hackathon è una maratona di sviluppo applicativo dove praticamente i ragazzi vengono e si divertono a sviluppare soluzioni. Da domenica mattina 5 team di ragazzi stanno sviluppando in un hotel qua vicino al Nautico, sono al lavoro, sono ragazzi provenienti da diversi poli universitari, Milano, l'Emilia Romagna, Firenze e addirittura mi dicevano che quest'anno c'è un team di ragazzi della quinta superiore. È veramente una grandissima emozione vederli lavorare perché ci mettono tantissimo entusiasmo. In questo modo, per noi, negli anni scorsi, ma sono sicura anche quest'anno, è il modo corretto per entrare in contatto con nuovi talenti, con ragazzi con una preparazione su tematiche nuove e di conseguenza poi collaborare. Abbiamo stretto collaborazioni con numerosissimi ragazzi che hanno partecipato alle precedenti edizioni o addirittura prenderli in azienda con nuove assunzioni. Questo è veramente un modo intelligente per trovare nuove competenze. Quest'anno, tra l'altro, siamo andati oltre. La sfida è stata quella di mettere insieme le esigenze di alcuni clienti guidati da imprenditori illuminati che si sono voluti mettere in gioco con noi, insieme quindi mettere insieme le esigenze del cliente con questi team di ragazzi. Quindi tre nostri clienti hanno partecipato con noi all'Hackathon, sono Boggi, AF con il brand Moschino e ITT. Questi clienti praticamente hanno dei team di lavoro che stanno sviluppando per loro per tirar fuori dei POC, quindi delle soluzioni concrete e poi utilizzabili sul business su loro richiesta. Quindi hanno proprio partecipato attivamente insieme ai gruppi di lavoro. In particolare Boggi AF, facendo parte del mondo del fashion e del retail, hanno chiesto come output dell'esercizio di alimentare la propria base dati, quindi di fare un'analisi sui social attraverso il riconoscimento linguistico, il riconoscimento delle immagini per conoscere meglio la propria clientela e indirizzare quindi in maniera più efficace poi i propri prodotti indirizzati proprio sul cliente corretto. ITT invece l'abbiamo vista prima, c'era il video, è un'azienda dell'automotive che produce pastiglie per i freni e la richiesta che è stata fatta, e quindi il team sta sviluppando il POC, per analizzare i dati di usura e quindi andare a modificare e migliorare le proprie ricette di produzione. Avrete capito che quest'anno ancora di più sfida, infatti eravamo anche un po' preoccupati inizialmente. I temi su cui abbiamo chiesto ai ragazzi di lavorare sono il cognitive e il data analytics, proprio a dimostrazione del fatto che non sono solo concetti aleatori, se ne sente spesso parlare, poi quando parlo con i clienti mi sento dire: ma sono veramente cose concrete? Lo sono. Questi ragazzi stanno sviluppando per dei clienti su queste tematiche, per mettere in piedi strumenti che possano veramente indirizzare il business. E tutto questo sfruttando le potenzialità di una piattaforma che è Bluemix di IBM. Quindi quest'anno i ragazzi stanno lavorando su Bluemix. Ringrazio IBM in particolar modo perché ha messo a disposizione un team di educatori che hanno fatto il corso su Bluemix ai ragazzi nei mesi scorsi e soprattutto delle figure che conoscono molto bene i settori verticali di industria, in modo che effettivamente il risultato dei POC sia veramente in linea con i verticali su cui le aziende lavorano. Io a questo punto vorrei farveli vedere questi ragazzi, quindi se è possibile chiedo alla regia di mandare la diretta con il Nautico, e già dire diretta mi sale l'ansia. Funziona. Ciao Fabiano, ciao, come stai? Ci siamo, ciao Francesca, tutto a posto, voi? Ci Tutto bene? sentiamo svolgimento. Una sala pienissima. Raccontaci qualcosa, cosa state facendo da domenica? Prima di tutto un saluto a tutti i partecipanti alla convention. Come tu hai detto, qui sono già più di 24 ore che l'Hackathon è in corso. Ci
i ragazzi hanno lavorato anche stanotte, qualcuno ha fatto nottata bianca. Comunque qui l'entusiasmo è sempre tanto e l'energia è tanto. Sono al lavoro per riuscire a finalizzare i propri lavori. Abbiamo 5 team che sono composti da figure diverse, perché questa è un'attività che ha bisogno dell'apporto di tante tipologie di figure professionali. Pensate che l'attività che hanno fatto è stata quella di acquisire dati dai social, quindi andare sui vari social per acquisire sia dati sia immagini. Poi hanno trattato tutti questi dati uniti con i dati dei loro dei clienti. I clienti ci hanno fornito utilizzando tutte le tecnologie IBM, utilizzando la piattaforma Watson e applicando logiche di machine learning o di reti neurali, quindi tutta una tecnologia molto avanzata. Naturalmente molto importante è stata l'organizzazione dei team che... hanno dovuto suddividersi tutte le varie attività, parallelizzare per riuscire ad arrivare nei tempi così brevi a produrre un risultato. Un'altra attività molto importante è quella di front-end, perché poi tutti questi questo lavoro deve dare un risultato utilizzabile al cliente. Noi siamo al rush finale, l'entusiasmo è ancora tanto, l'energia è tanta e contiamo di terminare in tempo e di dargli un risultato veramente efficace e che abbia un'utilità poi per i nostri clienti. Bene, grazie Fabiano, buon lavoro e vi ricordo domani ci sarà la premiazione del team vincente. Grazie mille, buon lavoro. Buona giornata a tutti.